ringrazio ovviamente per l'invito, qui mi sento un po' a casa, perché mi sembra giustamente professore con la Pietro, che ormai anni lavoriamo insieme su questi temi, quindi è una fe, è diventata un po' casa mia in questo periodo di vita romana, e poi spero che anche in futuro, insomma, le nostre relazioni rimangano relazioni più che buone. E mi fa molto piacere provare a ragionare insieme a voi di temi che sono ancora, come dire, in progress, che mi vedono oggi particolarmente provata, quindi mi scuso se non sarò sempre lucida, perché stiamo dando il parere appunto sullo schema del decreto delegato, un parere complesso, un po' travagliato, come travagliato è stato tutto l'iter formativo di questo percorso. Voglio dire poche cose. Ho provato a voglio provare a fare una riflessione di merito e di metodo, provando a volare alto, quindi credo che stia fare in questi contesti, e provando a, dal mio punto di vista, a evidenziare alcuni aspetti che secondo me rimangono aspetti irrisolti. Dopodiché la questione del parere che l'autorità garante sta dando è una questione, come dire, che in parte tocca, ma in parte anche evidentemente si differenzia dalle questioni che pongo, quindi non è che le questioni che affronto oggi in termini a volte anche critici sono questioni che verranno riprese nel parere. Ecco, il parere evidentemente ha in parte una vita autonoma rispetto alle mie considerazioni. La prima considerazione di metodo, farei un po' di chiarezza, perché nel corso delle ultime settimane da più parti e sui giornali si sono avvicendate una serie di notizie secondo cui il governo, il garante, il Parlamento, a seconda dei punti di vista, sarebbero stati impegnati a studiare dei provvedimenti che rinviassero l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Ovviamente questo tipo di intervento non è possibile, il regolamento è già pienamente in vigore, il profilo riguarda l'applicazione e la piena applicazione decorrerà dal prossimo 25 maggio. È peraltro chiaro che non è nemmeno giuridicamente pensabile, concepibile, un provvedimento legislativo statale che influisca sul regime di validità e di efficacia di una fonte regolamentare europea. No, mi sembra fuori discussione. È anche vero, lo diceva prima la professoressa, sarebbe stato importante, riteniamo importante, lo riteniamo anche noi come autorità garante, non a caso il parere sul decreto dovremo prima del 21, diciamo prima dell'entrata in applicazione del regolamento, dovremo credo domani o al massimo martedì prossimo, quindi cercheremo di rispettare i termini del rapporto tra atto attuativo e regolamento. E quindi, come dire, anch'io penso, come tutti qua, che probabilmente sarebbe stato corretto seguire un iter che ci potesse dire, ci potesse far dire oggi, a scadenza della delega, abbiamo già un atto approvato pienamente efficace. Non è così, non credo che andrà in questi termini, però è anche vero che, come sapete bene, la legge Moavero, la 234 del 2012, in particolare l'articolo 31,3, prevede la possibilità di prorogare in 90 giorni la delega nel caso in cui i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega originariamente previsti, come in questo caso. Per cui io credo che, certo, non si arriverà, come tutti auspicavamo, che motivo per cui la Commissione ha corso, insomma, ha fatto le volte di corsa per chiudere il decreto delegato, ma, come dire, sarà un ritardo tutto sommato non auspicato, ma compatibile, insomma, con poi l'applicazione del regolamento. È inutile che dica l'Italia non è l'unica, questo mi interessa poco, insomma, mi sento di poter dire, contenti un po' più dilatati, ci arriveremo. Seconda questione, le polemiche anche sulla, anche qui vorrei volare alto,
perché ci sono state molte polemiche, come ben sapete, in queste settimane sulla scelta della Commissione rispetto alla delega. Io credo, al di là di quello che penso personalmente, che il nostro punto di partenza è quello dei limiti posti dal legislatore europeo al legislatore nazionale e dal legislatore nazionale al legislatore delegato, quindi un naturista di questo si occupa, e il regolamento, ma anche e soprattutto la legge 234 del 2012, per un verso, che disciplina i rapporti con l'ordinamento europeo e fornisce il quadro per la legge europea e la legge di delegazione europea, e la 163 del 2017 di delegazione europea per l'altro verso. Entrambi, tanto la legge Moavero quanto la legge di delegazione europea, restringono l'intervento del legislatore delegato nel sentiero di una stretta attuazione delle disposizioni del regolamento per un verso e per l'altro di un intervento abrogativo e modificativo del codice privacy. Questo è sempre stato il mio pensiero. Sono peraltro assolutamente convinta che la scelta che aveva fatto la Commissione in partenza, non diciamo bipolare, non tripolare, sarebbe stata una scelta dal punto di vista, come dire, dell'efficacia e della semplificazione assolutamente condivisibile. Ho sempre pensato, lo dissi anche alla professoressa Finocchiavo quando venne da un'autorità, che dal mio punto di vista la lettura tanto della Moavero quanto della legge di delegazione in realtà ponevano problemi di eccesso di delega, così come secondo me problemi di eccesso di delega ce ne sono, ma su questo non mi voglio soffermare, preferisco passare a valutazioni che riguardano il merito e che non toccano volutamente quelli che secondo me sono i profili di eccesso di delega, e quindi su questioni che secondo me riguardano invece ciò di cui mi voglio occupare, che sono i profili di protezione d'altra parte anche del parere che troveremo, il punto che io posso con forza l'attenzione del Collegio è evidentemente dal nostro punto di vista la questione è come attraverso il decreto delegato si rafforzano le questioni e le problematiche inerenti alla protezione del dato personale e non profili che, ripeto, eccedono per alcuni profili la delega al legislatore, al governo. Allora, vado per ordine, diciamo per tematiche, ecco, e le ho condensate così. Prima questione, rafforzamento delle tutele dei diritti, perché voi sapete benissimo che il regolamento è vero che dal punto di vista dei diritti consolida quanto già contenuto nel codice privacy, ma sapete anche bene che per altri aspetti rafforza e innova il mondo dei diritti. Penso soltanto all'obbligo, alla portabilità dei dati, insomma è una scelta del legislatore che certamente va nella logica del rafforzamento del diritto. Allora, un punto è quello del consenso dei minori, quindi metto insieme la scelta del regolamento e le scelte che evidentemente sono state fatte nell'ambito del decreto delegato. Il decreto delegato fissa il limite di età per il consenso dei minori a 16 anni, quindi sostanzialmente la scelta del legislatore è di non avvalersi del margine di intervento statale che avrebbe consentito di scendere a 13 anni. Non lo so se è una novità soddisfacente. Da un certo punto di vista è una novità soddisfacente, e da un altro punto di vista invece può essere discutibile. Ne abbiamo ragionato a lungo oggi in collegio, questo si può dire, non è un segreto. Noi avevamo proposto, come abbiamo pensato, che avesse un senso proporre i 14 anni, perché la normativa sul cyberbullismo fissa il limite a 14 anni, quindi per, come dire, omogeneità legislativa, di scelta normativa rispetto ai minori, i 14 anni potessero essere un punto equilibrato. La scelta sono i 16 è maggiormente garantista, quindi da un certo punto di vista potrei dire una scelta soddisfacente, è discutibile perché in fondo non costringe, ecco, non costringe Facebook per esempio a portarsi a un'età invece inferiore, sapendo bene che un ragazzino si può iscrivere dicendo 16 anni, ne ha 14 o ne ha 13. Se il paletto fosse stato messo un po' più
più giù, probabilmente anche a livello di informativa, che voi sapete bene, il regolamento deve essere molto chiara, molto semplificata, questo avrebbe imposto una normativa, una informativa semplificata. Così in realtà noi portiamo l'asticella a 16 anni e sapete bene che 16 anni in fondo, quindi tendenzialmente si parificano più ai 18 che non ai 14, quindi va bene, va male, non lo so, però, si possono dare più letture. Seconda questione, sempre dal punto di vista, diciamo, del rafforzamento delle tutele dei diritti, la base legale del trattamento di dati sensibili, un'altra questione molto delicata. Il legislatore delegato ripropone lo schema che finora ha funzionato nel settore pubblico per il trattamento di dati sensibili, così come delineato dall'attuale articolo 20 del codice vigente. E questa disposizione prevede la presenza di una fonte legislativa che stabilisca la materia, che stabilisce che la materia è di pubblico interesse, di interesse rilevante, e questo già si trova nel comma 2, e quindi trasparenza, anagrafe, elettorato, eccetera, eccetera, e la presenza di una legge che definisca la base giuridica specifica del trattamento. Io questo l'ho sempre ritenuto indispensabile nelle discussioni fatte in collegio, ho sempre detto non basta una fonte legislativa, è necessaria una legge che definisca la base giuridica specifica del trattamento. Quindi i tipi di dati trattati, le operazioni di trattamento consentite. Qualora la legge non è troppo dettagliata, è possibile un regolamento comunque, cioè autorizzato, che potrebbe essere anche secondo me un regolamento dell'ente, che stabilisca i tipi di dati trattati, le operazioni di trattamento consentite. Condivido anche, come credo tutti qui dentro, questa scelta, credo anche però che debba rimanere, come nell'attuale vigente, fino ad oggi vigente articolo 20, la possibilità che i regolamenti, che ho indicato da ultimo, possano seguire uno schema tipo su cui venga richiesto il parere del garante. Anche su questo so che le opinioni sono diverse, io credo che in questo caso debba prevalere l'omogeneità nel trattamento dei dati sensibili, però so bene che anche all'interno del collegio le opinioni non sono evidentemente unanimi. Sulla comunicazione e diffusione da parte dei soggetti pubblici, anche qui il legislatore delegato conferma le disposizioni del codice sostanzialmente concernenti comunicazione e diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici, quindi diciamo l'attuale 19,2,3 del codice, di fatto riprodotto nel nuovo articolo 2.3. Viste le implicazioni incisive di queste particolari tipologie di trattamento sulla dignità delle persone, e credo che questa sia una scelta pienamente condivisibile. L'altra questione è quella del reclamo e del mancato ricorso, la indico soltanto perché ho visto che sono già arrivate ai 10 minuti e quarto d'ora. Reclamo e mancato ricorso è un ragionamento, secondo me, forse un'opportunità mancata, non sono così convinta della scelta, della non scelta fatta dal legislatore. Potremmo farla come diciamo in via regolamentare, vedremo come andrà, però io sono assolutamente convinta che nel regolamento c'è una parte che inevitabilmente comporta una tutela del dato attraverso l'intervento preventivo, sostanzialmente al titolare, che non prescinde dall'intervento preventivo. Quindi non aver previsto sostanzialmente un reclamo accelerato, sostanzialmente comparabile al ricorso, l'attuale ricorso agli altri, non è così soddisfacente. Poi c'è la questione complessa, che vi indico soltanto, quindi non entro nel merito della questione. Una questione molto importante anche per le imprese ed è quella del responsabile interno e responsabile esterno. E in realtà nello schema di decreto questa questione rimane sfumata. Io sono personalmente convinta, rimane sfumata, è giusto che rimanga sfumata? Metto un punto di domanda. Io personalmente resto convinto, lo dico ma lo dico a titolo assolutamente personale, che una lettura sistematica della normativa del regolamento porta a configurare il responsabile come responsabile esterno.
Questo secondo me è un'interpretazione coerente. Dopodiché non c'è un'affermazione in questo senso nel regolamento, nel decreto, né c'è stata una puntualizzazione in questo senso da parte del collegio, da parte dell'autorità. L'altra questione importante riguarda le misure di accountability, che sono la novità forte, importante del regolamento, quindi non so dire cosa è accountability, lo sappiamo tutti, quali sono le fattispecie attraverso le quali si realizza la valutazione del rischio. Credo, ma anche qui lo pongo come questione di riflessione per chi interverrà dopo di me. Il regolamento dava al legislatore la possibilità di stabilire ipotesi ulteriori di designazione obbligatoria dell'NPO. Non è stato fatto. È meglio? È peggio? Certamente è meglio dal punto di vista, come dire, di lasciare il panorama più flessibile, no? E lasciando poi alla prassi la scelta, se nominare o no il NPO. Da un altro punto di vista potrei dire un'occasione mancata di intervenire in un settore di grande novità dove, come dire, l'implementazione dell'accountability secondo me poteva passare anche attraverso questa figura. Quindi una scelta, come dire, dal mio punto di vista non pienamente soddisfacente e comunque sulla quale probabilmente una margine di riflessione è giusto porlo. L'altra questione che non posso toccare magari è quella della DPA, della consultazione preventiva. Io ne parlai anche molto rapidamente con la professoressa Finocchiaro con riferimento all'articolo 37, paragrafo 5 del regolamento. Secondo me è una questione delicatissima questa della DPA e della consultazione preventiva dell'autorità. E così come è stata introdotta nel decreto delegato, secondo me lascia spazio, come dire, a interpretazioni diverse che non credo facciano bene. Ecco, quindi probabilmente su questo una riflessione va fatta, insomma, ma non mi voglio soffermare. Però viene in gioco, come dire, il potere autorizzatorio generale del garante, quindi in realtà è una questione sulla quale, come dire, c'è un fronte importante del pubblico inteso come soggetto pubblico, ma anche come soggetto privato che esercita funzione di interesse pubblico. È il potere autorizzatorio generale del garante e la questione complessa, secondo me, molto complessa, anche indipendentemente dalla valutazione settore pubblico, guardate bene, e funzione di interesse pubblico, e se io mi circoscrivo al soggetto privato, no? Ecco, io sto dicendo che il privato fa la DPA, se rimane un rischio elevato si rivolge al garante, no? E sostanzialmente fa un prior checking successivo allo svolgimento della DPA. Ecco, questo è un tema, secondo me, attraverso il quale passa la logica di fondo del regolamento, della valutazione dinamica di impatto privacy, sulla quale probabilmente, non lo so, ma probabilmente qualcosa di più si poteva dire. Sulle fattispecie penali si è già detto, io la trovo una scelta condivisibile, ma so benissimo, insomma, quante questioni si sono poste intorno a questa fattispecie di reato. Oggi viene reintrodotta nello schema di decreto il reato di trattamento illecito dei dati, di falsità delle dichiarazioni della garante, qui si aggiunge con ulteriore fattispecie la comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un numero elevato di persone. Cambia il sistema sanzionatorio, anche su questo qualche parola andrebbe spesa, perché anche su questo avrei voluto chiedere il parere a chi ne sa più di me sui profili civilistici e penalistici, perché sostanzialmente, per dire un po' in poche parole, non ci sarà più un verbale di contestazione, non ci sarà più, come dire, un'ordinanza che è dissociata dal provvedimento generale. Quindi noi avremo un provvedimento nel quale vietiamo, prescriviamo e sanzioniamo in rapporto a un parametro che è, come dire, della sanzione minima, che può essere un ammonimento, una sanzione massima, che saranno 4 milioni di euro. No? Allora, è chiaro che oggi noi abbiamo
un provvedimento che prescrive e che, come dire, che vieta che prescrive, e poi abbiamo un'ordinanza. E quindi sostanzialmente il soggetto cosa fa? Tendenzialmente impugna l'ordinanza e rimane pienamente efficace il provvedimento. Nel momento in cui sta dentro un unico provvedimento, evidentemente ci sarà un'impugnazione che, vuol dire, si riverbera, no, sull'intero provvedimento. Io non ho fatto in tempo, perché non ho materialmente fatto in tempo, a vedere cosa succede negli altri paesi europei e in che termini poi il giudice potrà, posto che non è il giudice amministrativo rispetto alla quale chiedere, no, l'effetto sospensivo, ma siamo di fronte al giudice civile, come si potrà computare. Quindi questa è più una domanda che faccio sul nuovo sistema sanzionatorio. E poi l'ultima considerazione importante, perché passa la norma che, per quanto so, è stata a lungo ferma alla ragioneria Stato, cioè quella della, che è anche passata giornalisticamente, secondo me, in modo in parte improprio, in parte comprensibile, come condono. Come condono, in realtà è un po' più complicata la questione, perché in realtà non è proprio, non posso entrare nel merito della questione, puoi pagare entro 90 giorni con la risoluzione dei due quinti, rispetto alla verbale di contestazione, che poi è tutto del minimo, quindi tante volte poi quando arriva l'ordinanza la sanzione era inferiore al doppio del minimo, quindi le considerazioni anche non sarebbero tante. Comunque i due quinti, nei 60 giorni successivi il trasgressore potrà pagare nella misura del doppio del minimo, e a fronte di un ulteriore mancato pagamento sarà l'erante a decidere se archiviare la sanzione o erogare l'ordinanza in giunzione con un importo ancora più elevato, fatto salvo ovviamente il contraddittorio, mediante la possibilità per il trasgressore di produrre apposito rimedio difensivo, come abbiamo già fatto. Quindi anche qui si apre un panorama complesso che mi sento di dire in chiusura. Fai conti poi con la realtà di un'autorità che si trova evidentemente un ritratto significativo di ordinanza e che fa fatica a portare a compimento, se non fa una selezione stralcio, in un contesto che invece apre, come dire, a una nuova fase ispettiva di valutazione sanzionatoria insieme a valutazioni, come dire, più complessive che andranno all'interno della nuova attività provvedimentale dell'autorità. Ecco, queste sono più che valutazioni, che potete vedere, come dire, coerenti e sistematiche, sono più sollecitazioni che faccio agli interlocutori che autorevolmente mi seguiranno, che penso che come me si rendano conto che su queste questioni molti interrogativi sono ancora aspettano risposta. Ecco, in parte aspetteranno che, diciamo, le risposte verranno date dalle prassi applicative, in parte forse dobbiamo invece occuparci di proporre. Grazie per l'attenzione e grazie.